Troppo brutto per essere vero, il Lanciano cancella il fragore del successo di Avezzano per ritornare all'amarezza del Biondi con una prestazione dalla rara indecenza proprio nel giorno della presenza in casa del patron d'oltreoceano Max Pincione, che vedrà solo i festeggiamenti ospiti con la Renato Curi che vince con merito e interrompe la sua serie negativa di due stop di fila. La bandiera gialloblu dell'Ucraina sventola anche a Lanciano con le firme di solidarietà di tutto lo staff rossonero, poi via all'ostilità, col 4-4-2 frentano che riuscirà a tirare in porta solo per un paio di volte, annebbiato, senza mordente, privo di logica, senza né capo né coda. Rachini invece può contare su una squadra robusta e organizzatissima, dal 4-3-2-1 padrone del centrocampo e pronto a ripartire in contropiede. Il colpo di testa di Mariano all'ottavo minuto, alto sulla traversa, è quel poco che il Lanciano produce nei primi 45, con l'angolana che controlla senza affanni, poi affonda la lama. 17esimo cross di Lombardi, con Miani indisturbato a girare con forza di testa e Lezai non blocca, la palla finisce nel sacco. 19esimo, ancora Miani pericoloso col portiere in uscita per evitare il raddoppio, poi l'episodio che sembra rimettere in piedi la partita, netto fallo di Pastafiglia sui Zeni e il rigore sacrosanto che Bocchio di destro trasforma. Ci si aspetta un Lanciano più determinato, invece ci si abbandona all'iniziativa ospite che si riporta in vantaggio. 26esimo, azione veloce sulla sinistra, Lanciano che si fa infilare con facilità disarmante, palla in mezzo con tanto di velo e Lombardi fa gol. Fino al termine della prima frazione, il Lanciano non riuscirà a confezionare nulla di serio, cincischiando di qua e di là in una pochezza assoluta. Solo al 44esimo il batti e ribatti in area vede la palla buona per Mariano, che trova però i riflessi di Marco Tullio pronti. Ripresa, il Lanciano, pensate, ci mette ancora meno, nonostante l'innesto di Rei che torna in campo dopo 2 mesi sulla destra. 15esimo scambio Ciarcelluti di Farindolini con i locali che sbrogliano. 24esimo contropiede nerazzurro e tiro a girare di Ciarcelluti parato da Lezai. L'angolana controlla, del Lanciano non vi è traccia, la partita fila via senza emozioni. Solo al 47esimo, pensate, Rei riesce a mettere palla in mezzo allontanata con i pugni dal portiere, mentre all'ultimo istante arriva il giustissimo Tris con Miani in contropiede che prima coglie il palo, poi sfrutta lo stato confusionale di portiere retroguardia rossonera per ribadire nel sacco. Tra il tripudio degli ospiti, Curi che festeggia, vince con stramerito, Lanciano che assiste alla disfatta sotto gli occhi di Pincione che mette tutti in discussione, da mister Pascuglia alla squadra. Una domenica che lascia solo tanta amarezza, tante perplessità, tanti dubbi. Presidente, Max Pincione, la prima al Biondi, certo si aspettava ben altra domenica. Male, davvero male oggi Lanciano. Malissimo, malissimo, una vergogna, totale. Cioè, una squadra inesistente, non c'è gioco, non c'è tattica, non c'è niente. C'è stato un po' di fortuna mercoledì passato, però tu sai, la fortuna diventa sfortuna. Sono dell'opinione che è una squadra forte, però sono anche dell'opinione, e lo continuo a ripetere, che la loro mente non è a Lanciano. Forse stanno al mare, forse stanno non so dove, però non è qua. E mo vediamo che fare, no? In che senso? Ma guarda, io preferisco, cioè, non lo so, a me queste prestazioni capito? Mi fanno male, mi fanno malissimo. E questo lo devono capire. E se non rientrano in questi parametri, se ne devono andare, non me ne frega. A questo punto è quello che è. Loro devono capire che questa è una cosa seria, non è un gioco. E come ho detto, noi come società ci stiamo mettendo tutto, non è che manca questo e manca quell'altro. Però loro, non so, non ci sono di mente, davvero non ci sono di mente. Non voglio generalizzare, non voglio dire tutti, tutti, perché certi, hai visto, un Scipioni ti dà una prestazione che è sempre. Però poi gli altri, non so. Discussione squadra, ma anche la guida tecnica. Ma anche la guida tecnica deve migliorare, perché cioè, io vedo che invece di fare un gioco da porta a porta facciamo da panchina a panchina. Non capisco sta cosa, cioè, e continuo a chiedermi o chiedergli perché non verticalizzano, non mettono questa palla dentro l'area, fanno un gioco del calcio, no? Però sì, però non cambia un cavolo, scusa, tutto là, però adesso.
parlo con l'allenatore, parlo col direttore, però si devono dare una svegliata. Okay. Quindi comunque sorprese per oggi non ci saranno. Sorprese in che senso? Guida tecnica. Dalla parte tecnica sorprese no, perché ti dico, oggi la colpa la do alla squadra, totalmente. Cioè uno non si può presentare a giocare in questa maniera. No, stavano a dormire. I primi 10-15 minuti dormivamo. Oggi è più squadra. Però credo che anche manca la tattica, manca un po' di tecnica, manca molto. Deluso oggi. Deluso, mea culpa. Mister Pasquali, dopo la grande gioia del turno infrasettimanale, un deciso passo indietro, forse una delle peggiori prestazioni stagionali. Cos'è successo? Sicuramente sì. Penso la peggiore dell'era Pasquali. Dispiace molto per il presidente, per i tifosi, per la società. Mi assumo la responsabilità. Ho visto una squadra molto rilassata, molto. Io sapevo che era una partita molto difficile. Dopo questa partita del mercoledì scorso che abbiamo fatto, abbiamo avuto la prima in classifica, ho detto che questa era la partita più difficile. Molto deluso veramente, anche loro sono consapevoli di questa prestazione. Mi dispiace tanto e chiedo scusa ai tifosi, perché realmente, a parte il risultato, la prestazione che abbiamo fatto. La prestazione di questo, che sono rimasto molto 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 deluso, però attenzione, mi prendo la mia responsabilità e speravamo di dare una continuità a questo campionato, a questa vittoria dopo mercoledì, e non è andata così. Purtroppo questa è una squadra che deve crescere mentalmente. Vabbè, io di un mese che sto qua non sapevo che non era facile, però il calcio ti riserva anche di questa sorpresa. Sapevamo che era difficile, perché l'ho detto prima della partita, se l'ho detto ragazzi. Lei va avanti comunque, anche se il presidente ha messo tutto in discussione. No, io vado avanti, io intanto sono sempre l'allenatore del Lanciano, intanto il presidente e la dirigenza non prende decisione, è normale, io faccio parte del Lanciano, il presidente, la società è che prende la cosa, e lui è il che decide, sempre, se continuerà a lottare, perché il calcio è questo, una lotta continua, purtroppo, ti dico, molto deluso della prestazione e del risultato, molto. Mister Achini, vittoria che non fa una grinza. Sì, abbiamo fatto una grossa partita, eravamo in un momento di difficoltà perché venivamo da due sconfitte pesanti, quindi siamo venuti qua agguerriti, perché sapevamo di affrontare una squadra forte, una squadra con tanta qualità, e dovevamo fare una partita di sacrificio. Abbiamo fatto molto bene la fase difensiva e poi quando siamo ripartiti abbiamo costruito le basi per la vittoria. Ecco, squadra rocciosa, solida, efficace in contropiede. Forse si aspettava un Lanciano però più strutturato. Oggi veramente i rossoneri hanno deluso. Ma senza nulla togliere alla sua squadra, che ha fatto una grande prestazione. Anche merito della mia squadra, perché comunque noi ci siamo mossi molto bene in tutte le zone di campo. Organizzati, abbiamo concesso niente se non un calcio di rigore che poi alla fine è stato quasi regalato. Avevamo palla noi, palla persa. E poi abbiamo concesso dei traversoni che loro hanno messo in area, pericolosi, però al di là di quello poi la mia squadra è stata lì sul pezzo per 95 minuti, e sono contento per loro, perché li ho visti lavorare in settimana, erano un po' giù di morale, e quindi questa vittoria ci farà bene sicuramente. Poi vincere il Biondi, uno stadio che ha visto anche la Serie B, immagino che è anche una gratificazione supplementare. Sì, vincere qui non è facile, perché comunque è una squadra che ha battuto anche le grandi di davanti, è una squadra con dei giocatori veramente anche di categoria superiore, è un risultato importante, quindi questo l'ho rimarcato ai ragazzi, e ci deve dare consapevolezza, perché poi queste partite diranno consapevolezza anche per il futuro.